di zombie. Sono dappertutto, in TV con la serie The Walking Dead, al cinema, beh, fin dal lontano 1968 con La notte dei morti viventi di Romero, poi nei fumetti, ovviamente nei videogiochi. E di recente se n'è fatto un gran parlare dopo l'annuncio di Dead Island. Bellissimo il trailer, tra l'altro. Ma potremmo citare anche Left 4 Dead di Valve. Gli zombie soprattutto sono cari a Capcom, che su queste creature ha costruito una delle proprie serie di maggior successo, sia Resident Evil. Ma qui non si parla di Resident Evil. Bensì di un'altra serie sempre di Capcom con protagonisti i non morti. Ovvero Dead Rising, che declina il genere in modo completamente diverso. Tanta ironia e splatter a go-go. Il primo Dead Rising ha avuto un buon successo, tant'è che è uscito un sequel in multipiattaforma, ambientato in una nuova location, Fortune City, e con un nuovo protagonista. Ma la domanda è stata: che fine ha fatto Frank West? Eh già, che fine avrà mai fatto Frank West? Sulle sorti dell'irriverente protagonista del primo Dead Rising sono stati in molti ad interrogarsi. E ora Capcom prova a dare una risposta in questa riedizione di Dead Rising 2. Una sorta di director's cut, insomma, fatta ad hoc per soddisfare la community di fan del primo Dead Rising. Ma ci sono tante novità a rendere questo titolo un must per tutti. Ecco a voi Dead Rising 2 Off the Record da Captivate. Dead Rising 2 Off the Record. In Dead Rising 2 Off the Record abbiamo provato a reimmaginare l'epidemia di Fortune City raccontata nell'originale Dead Rising 2, questa volta con Frank West nei panni dell'eroe. La storia è stata completamente riadattata per ospitare il nuovo personaggio, quindi non si tratta semplicemente del vecchio gioco con la grafica del personaggio cambiata, sono cambiate anche le interazioni con gli altri personaggi e abbiamo inserito, anzi reinserito, la possibilità di utilizzare la macchina fotografica, come nel primo Dead Rising, e questo sarà un aspetto molto importante di Off the Record. La possibilità di andare in giro per il gioco e scattare foto guadagnando punti esperienza e denaro. La storia inizia con l'arrivo di Frank a Fortune City. La carriera di Frank non va così bene e allora per rilanciarsi accetta di partecipare ad un reality in cui dovrà massacrare un'orda di zombie in diretta televisiva. Dopo lo scoppio dell'epidemia, Frank capirà che la sua vera strada è quella del fotoreporter e che il miglior modo di aver successo sarà documentare quanto sta succedendo a Fortune City. Il contributo dei fan è stato fondamentale per dar vita a questo gioco. Inizialmente doveva essere una semplice director's cut di Dead Rising 2, con lo stesso protagonista del gioco originale, ma la community rivoleva indietro Frank West e così è nato Off the Record, che contiene anche tante altre cose segnalateci dalla community, come la possibilità di salvare, i tempi di caricamento più brevi, una differente regolazione del livello di difficoltà, nuove armi e nuove combo, e poi il co-op. Tante cose quindi a cui abbiamo prestato attenzione nello sviluppo di questo titolo. Ci sono poi altre due grosse aggiunte al gioco, oltre al personaggio di Frank. Innanzitutto una nuova area. Al momento non possiamo ancora rivelare dei dettagli. Diciamo che non sarà un centro commerciale o un casinò. Quest'area offrirà un gameplay molto differente. E poi ci sarà una nuova modalità di gioco che sicuramente farà contenti molti appassionati. Noi chiamiamo Off the Record una versione fatta per i fan di Dead Rising 2, ma in realtà c'è tanto contenuto nuovo dentro a questo gioco. E naturalmente per chi si avvicina per la prima volta a Dead Rising, si tratta di un'esperienza di gioco completa e ricca di divertimento. Dead Rising 2 Off the Record uscirà su PC, PlayStation 3 e Xbox 360 come titolo a scaffale, non come contenuto scaricabile. Il gioco è troppo grande, dunque non sarebbe stato possibile rilasciarlo come DLC. Frank West is back in the game.